la pigliano Prati perché abbiamo preso il collegamento con Pierino La Peste. Prati, buona serata. Buona serata a tutti. Eccoci qua. Allora, stasera è la serata dei saluti, quindi anche tanti collegamenti telefonici con chi ha fatto anche per quanto riguarda Pierino Prati la storia, no? In una Roma, caro Giorgio, caro Claudio, caro Libò, un terzo posto che era un successone per la Roma del 74. Ecco. Allora, come stai intanto? Tutto bene, no? So che oggi hai passato una giornata intensa sotto il profilo della scuola calcio Milan, di cui fai parte. Sì, eravamo radunati fino a 2 minuti fa. Perfetto. Ecco perché non riuscivamo, ma avevi avvertito, io mi sono dimenticato di dirlo alla regia. Si era il raduno delle scuole calcio di tutto il mondo per programmare la seconda parte. Certo. Allora, tu recentemente sei stato anche qui a Roma, ti abbiamo fatto una bella intervista per così il piacere dei tanti amici tifosi giallorossi, però ti chiedo subito, ecco, proiettiamoci subito nell'immediato futuro, perché ci sarà un Roma-Milan, come diciamo qui in studio, probabilmente da dentro o fuori per quanto riguarda gli allenatori. Non so se sei dello stesso punto di vista o no, Pierino. Beh, in questo momento è una partita importante che trova le due squadre in grande difficoltà. Sicuramente sono arrabbiati le due tifoserie perché speravano veramente che i vari gruppi avessero dato molto di più a questo punto del campionato. È chiaro che diventa una sfida da vincere, perché altrimenti ci saranno sicuramente delle sanzioni che verranno eseguite, perché qualcosa bisogna che cambi, ecco, perché certo. Sono squadre di buon livello e sicuramente la posizione che occupano in questo momento è contraria a questa cosa e ci sono dei problemi in ambele squadre, ecco, certo. Che non saranno facili da risolvere in tempi brevi. Oh, qui in studio siamo andati già un po' indietro nel tempo con un po' di Amarcord, perché ci sono due tuoi amici, due tuoi ex colleghi, insomma c'è Liborio Liguori, c'è Luciano Spinosi, e poi se volete chiedere, se volete salutare Pierino, ecco, e via dicendo. Però ti chiedo subito i tuoi Roma-Milan, che Roma-Milan erano? Perché insomma da un passato glorioso, parliamo di coppe intercontinentali, no? Per il Milan di Pierino Prati, poi passasti alla Roma con quel fantastico terzo posto. Che Roma-Milan ricordi te? Ecco, torniamo un attimo a fine anni 70, dai. In quei momenti, quando ero a Milano, Roma come squadra era una delle mie preferite, nel senso che la Roma e Bologna erano le squadre che tornavo il gol spesso e volentieri in doppie cifre, ecco, mi portavano anche bene sotto quel punto. E l'esperienza a Roma Milan è un'esperienza bellissima che continua anche dopo tanti anni che ho interrotto di giocare e che vedo la Roma come un tifoso, certo. Perché la Roma è stata veramente per me la seconda parte del cuore che ha riempito dopo il Milan la squadra, la città, tutto l'insieme che mi ha conquistato, ecco, e sono contento perché questo è un rapporto che dura da tantissimi anni, sì. E poi i tifosi della Roma credo che siano veramente inimitabili perché sostengono la squadra in un momento difficile come questo. È chiaro che non è facile per loro non far capire proprio l'appunto di questa squadra che non dà certezze e di partita in partita si vede che ha dei problemi che non si riesce a risolvere. Certamente. È l'altra faccia. Ecco, io approfitto, Pierino, per salutare un nostro amico in comune, Alessandro Conforti, va bene? Che ci sta guardando sicuramente. Ecco, che chiaramente io dico che è il tuo amico. Ciao Ale. Ecco, che è il tuo portavoce qui a Roma. Io direi anzi il tuo ufficio stampa, va. Non uso un termine sbagliato.
Che vi ricordate, Luciano Spinosi e Liborio Liguori di Pierino Prati? Vai. Beh, io mi ricordo gli scontri che c'erano quando c'era Juventus e Milan. Ah, certo, perché tu giocavi con la Juventus e lui giocava col Milan, chiaramente. E io marcavo sempre Pierino. E niente, ci davamo delle belle botte tutte e due. Oh, quindi questa è l'occasione per riappacificarvi, sì, qualora non l'aveste fatto prima di adesso. Sì, sì. È così, dai, ciao, scherzo, Pierino. Ovviamente. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Che giocatore era Spinosi? Era tosto, era dura, la vita rendeva dura la vita agli attaccanti. Bravissimo, bravissimo. Anche poi per fermare uno così non era facile. Due tra campioni, ci si rispettava, però, in tutti i sensi. Allora, caro Liborio, io ricordo Pierino con molto piacere perché c'era il nostro punto di riferimento, ecco. E quindi eravamo abbastanza tranquilli che lui durante la partita avrebbe sicuramente siglato un gol. Quel gol. Hai capito che ti ha detto Liborio Liguori? Grande, sì. Grande compagno di avventura, guarda. Vabbè, ragazzo, grazie, molto, molto, una persona molto ragazzo, allora molto serio, molto, molto attento a essere professionale. Una garanzia sulla retroguardia a sinistra. Certo. Ecco. Sì, Mancino. Allora, con Giorgio, non è la prima volta che intervieni qui a Gol de Ada, no, caro Pierino? Con Giorgio, con il resto qui dello staff e degli amici in studio, abbiamo già parlato di tante cose. Che volevi ricordare, Giorgio, di Pierino? Qualcosa in particolare che non è già stato detto altre volte? Tu hai una miriade, sei un pozzo di memoria storica, quindi... Ma il ricordo di Pierino Prati è legato a un momento di rinascita della Roma degli anni 70, quando era sprofondata prima del suo avvento, il suo e di Nils Lidholm, ovviamente, che aveva immaginato, aveva in pratica lì la Roma e Lidholm hanno gettato le basi per quello che poi sarebbe avvenuto negli anni 80. Ormai Pierino non c'era più, però in quel momento quella squadra fece intuire le potenzialità che con una gestione prolungata di Lidholm e con una maggiore disponibilità economica di quella che era la Roma di quel momento sarebbe potuto essere. E così è stato. Quindi io ricordo con enorme piacere il periodo romano di Pierino Prati. E va bene, queste le parole di Giorgio Martino. Sì. Grazie. Pierino, scusa. Ma per me è stato veramente 4 anni e mezzo, quell'anno del terzo posto è stato come aver vinto quel campionato, perché veramente con l'allenatore mio maestro, perché l'avevo avuto già parecchio tempo nel settore di media del Milan, avevo a Roma. Sicuramente si è raggiunto un traguardo che non tutti ci credevano in quel momento, perché la Roma non era una società di grandi livelli. E poi ora era... lo è. Sì. Ora lo è. È la squadra che mi fa soffrire col Milan sempre di più quando loro non vanno bene. Non ti faccio rientrare, Giorgio, su questo argomento, perché non andiamo più. Di questo parallelismo, no? Ecco. Lidholm, Milan, Roma. Prati, Milan, Roma. Aldo Maldera, Milan, Roma. Schiaffino, Milan, Roma. E poi al contrario, Di Bartolomei, Roma, Milan. Ancelotti, Roma, Milan. Cioè c'è stato questo splendido legame e le due squadre hanno beneficiato l'una delle esperienze degli altri. È vero. Certo, allora ti salutiamo, però prima c'è Claudio Fontanini e vorrei chiederti una cosa. Pierino, scusa, un paio di curiosità. Innanzitutto, visto che qui viviamo tempi tristissimi a Roma in questo momento, se tu ci ricordi una bellissima giornata, il tuo gol nel sorpasso alla Lazio sotto il diluvio, Roma-Lazio 1-0, derby, gol che è rimasto nella mia memoria. E poi tu, da grande centravanti, come giudichi il campionato di Dzeko, come vedi queste sue grandi difficoltà a Roma in questo momento? Sì. Ma ho capito poco, ma credo di... Ti devo dare un giudizio sul Dzeko che in questo momento è fuori perché è squalificato. Ma secondo me è stato un po' il momento della Roma che l'ha coinvolto a perdere con tranquillità, con la sicurezza che gli sono riconosciuti, perché Dzeko è veramente
un grande giocatore, in quel ruolo credo che abbia dimostrato e lo dimostra anche ancora, solo che in questo momento dove tutte le cose non vanno bene, vanno rimesse a posto, lui gli errori sicuramente derivano da un fatto a livello psicologico che le punte abituate a fare gol per essere sempre sorridenti, in questo momento lui sicuramente sta soffrendo perché non riesce a dare con le qualità che ha delle gioie alla Roma, ma io credo che è sicuramente un tipo di giocatore che si riprenderà molto presto. Va bene, grazie Pierino, ti aspettiamo presto, lo sai, un saluto dalle a Cristiano. Roma, un saluto Roma un saluto a tutti i tuoi cari, a presto. Okay. Ciao, grazie mille Pierino Prati, come al solito, sempre molto solare, molto disponibile. Bene, allora...